Secondo me ci ritorniamo sempre qui su Dragon Age Vanguard. Abbiamo sconfitto un campione che francamente era abbastanza tosto. Ci resta ancora un altro campione da far fuori. Magari dopo aver distrutto tutti e due i campioni, sconfitto fondamentalmente, ci andiamo a mettere le due essenze. È una zona che poi evidentemente ci porterà dal campione. Sembra tipo una sorta di... Però qua c'è una missione secondaria però. Ma io non penso che da qui ci arriviamo lo stesso. Vabbè, dai. Vado da questa parte. Apparentemente sembra una zona che abbiamo anche già visto. No? Oh no. Vediamo di togliercelo dalle scatole. Vai. Vai, non iniziamo a fare sti erroracci. Cosa è forti, cioè... E francamente, vi dico la verità, pensavo... Ma di aver raggiunto livelli abbastanza. Abbastanza alti, però. A quanto pare non è così. Allora là. Dov'è questo? Un cazzo! E noi dobbiamo cambiare arma, comunque. Non lo so, quest'arma mi sta un po' deludendo, cioè facciamo poco danno, secondo me. Dobbiamo andare di là, però qua vale tutta una strada diversa. Ah, la palude. Ma là... No, 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 no. Noi iniziamo a intraprendere troppe strade... Cavo. No. Oh. E qua dobbiamo andare. Che zona è? So, those artifacts you find, you sell them? Some of them. The rest go to ship. Ma me lo conservo. Ok. Che c'è qua? Allora. No, 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 no. Allora. Questo sembra tutto chiuso per di qua. Non è che si entra in questa casa, perché è strano che... Da dove si entra? Da sopra forse? Come si entra in questa cosa? Ah, da qua secondo me, devo distruggere sto coso, vabbè. Allora, non sembra... lo so, arrivano. Stiamo facendo un attimo fuori. Cerchiamo di capire qua. E poi riusciamo poi dopo successivamente a capire cosa fare. Io l'ho visto che sta là, però non voglio squartarli già subito perché sennò
Vabbè, allora dobbiamo togliere dalle palle a quello, eh. Non mi arrivano. Tutti quanti di gran carriera, eh. Bella questa. Cioè, almeno usciamo adesso parecchio a fare lo stordimento. Non cadiamo perché mi cazzo. Ok, detto che tra poco arriviamo pure a 34. Questo l'abbiamo già fatto. Allora, che cos'è qua? Allora mi sa che dobbiamo andare là proprio, Dobbiamo essere pronti. Eccolo qua. Attenzione. Allora. Pura lì. Sì. Non mi sono molto simpatici queste cose. Allora. Allora aspetta un attimo, spostati, dai. Una bella rottura di scatola, eh? No, questa non la metto, mettiamo questa. Facendo? Porca miseria, bella quella là di Bellara. Ma perché ti sei messa là sopra? Ma che chiacchia. Ah, io questo se riesco a mettere. Meglio grazia. Ah, caldo, non mi hai curato. No, no. Wow. Non ho capito sta cosa, eh. Allora, niente. Guarda, mi devi fare per forza sprecare la cosa. Allora, forse metto questa, dai. Get clear.
avanti. No. Quasi morto. Morto. È morto. Oh Gesù. Mamma mia, pigliamoci questa essenza, dai. Better get this where it's needed. Dacci una bella arma, dai. Mo ce la devi dare, no? C'è a buffarlo stile. Vabbè, l'elmo è tanta roba. Non è male, però sinceramente mi sarei aspettato un'arma mia. Allora, voglio fare un attimo un giretto qua intorno. Ecco. Vedete, me ne devo fare tutte e due, Ok. Non riesce da qua dentro nessuno. Ok. Però apriamo questo. Mia, mia, mia. Ecco. Adesso. Vabbè, dai. Pensavo qualcosa di diverso. L'unica cosa strana è che non si è aperto. Il cancello. Non si è aperto il cancello là, Allora, qua sopra che cavolo ci sta che non sono salito? Ok. Chiave del custode. No. Ok. Qua non ce la facciamo, troppo alto. Recuperare due assenze. Qua non sono riuscito a capire come dobbiamo fare per entrare. Però adesso abbiamo le due essenze. No, non l'ho messo perché non ci piaceva. Per cui direi che abbiamo un punto abilità da poter spendere. E francamente direi di andarcela a mettere. Che fa qua? Tanti contro armatura più 20, dai. E andiamo a depositare le due essenze, visto che in pratica adesso così abbiamo tutto. Partiamo da questo, usa l'essenza. Okay. Qui era dove c'eravamo anche già stati, tra parentesi, quindi depositiamo questa essenza. Missione completata, si è aperta. Qua non si apre, no? Qua si sale. Cosa ci sarà qui dentro? Intrusion. What's wrong? Is it the undead we've been fighting? Corruption seeps in, Dweller. It overflows here. Staunch it. Lo dobbiamo arginare? That explains the bones. Di gravità sta mossa che non sia buona, però praticamente no, il primo colpo va praticamente sempre avuto. Non penso che sia un caso, no? Vada sempre a vuoto. Aspetta che se riusciamo a finire la cosa là siamo a cavallo, The Revenant's awake. This one's even stronger.
Ok. Allora, oppa. Che è questo? Che bello, eh? Vediamo un po'. Penso di avergli fatto un po' di danno. Ma che cazzo? Allora, devo curare. Avanti. Troppo, troppo, troppo. Vediamo un po' così. Avanti. Ma vaffanculo. Adesso che mi incazzo. Vorrei capire almeno dove stai possibilmente, grazie. Dai. Dove stai? Dove stai? Non lo vedo, non lo vedo. Ok. Allora, no, no, non rischio, dai, perché sono... Avanti. Guarda, wow, non cadere che mi cazzo. Ma vaffanculo. Dai che è andato, dai che è andato. Dove stai? Madonna, che sei morto. Vai. È morto? È morto. Gone. And the Fate Tear too. That'll slow down the god's plans. At least on this island. The Fate Tear and the Revenant are both gone. And the Revenant left its essence behind, like before. These Revenants aren't just undead. There's something more. They're so angry. But not... More essence. Sì, sì. Inserisci l'altra essenza. Aspetta un attimo, perché qua... Abbiamo avuto un po' di problemi a questo livello, quindi evidentemente è un po' fortino. Grande ascia. Quasi quasi potremmo iniziare a optare per la grande ascia, eh. Visto che comunque questo scudo lo utilizziamo ma sempre poco. Allora, di qua dove cavolo siamo usciti? Credo che fosse la zona quella là dove stavamo prima. Ok, quindi si è aperta la porta da questa parte. Va bene. Vediamo l'ultima essenza corrotta nella porta. Vediamo che succede. Dove vai? Dove vai? Ma dove vai?
Madonna, usa sto cazzo di cavolo. Non mi sbaglio, qua ci siamo già state. Aspettate un attimo, perché vorrei che magari ci possiamo andare con un viaggio rapido. Sì, secondo me è qua dentro qua, eh. Usa l'essenza del campione, esatto, quindi viaggio rapido e ci andiamo. Allora, andiamo. Andiamo. Essenza. Well, corruption seeps in. Another revenant. The Evanuris gnaw the roots. Their teeth, his regrets, destroy what rises. Un po' squadra, però, dai. Bella la bella cuba, ce la teniamo sempre, vero? Sembrano corruption undead. Ah, che bello, c'è andare in chiusa dentro. Così ero sicuro di prenderlo. Allora, vai. Io lo odio quando fanno. Incredibile come non riusciamo mai. Dai. Devo utilizzare l'abilità, eh. Dai, che meglio che ci curiamo. Vediamo un po' se riesco da qua un po' a fregarlo. Pochissimo. E dai, mi ha tolto pochissimo. Pure l'energia, quindi. È bloccato. No, 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 no. Andiamo un po'. Madonna mia, bella. Allora, andiamo con questo che forse... Children,
stava... Che è sta roba? Ma che è? Come ho fatto a beccare? No, però non vale così, dai. L'avevi becchiato. Mi devo curare, mi devo curare. No, ma meglio di no. Vabbè. Ma è incredibile. Avanti. Madonna santa, è morto. Oh, ma questi combattimenti durano una vita, raga, una vita durano. Troppo, troppo, veramente troppo. Another fate tear closed. Another revenant destroyed. Another essence gained. That makes three essences. We should start looking for somewhere to use them. Mamma mia, veramente. Raccogliamo l'essenza. Però, cioè, piglia l'essenza. Ok. Quindi questa è l'ultima essenza che abbiamo. Dobbiamo inserire soltanto questa. E poi basta. Da qua siamo venuti. Da qua è tutto a posto. Quindi in teoria... Okay, ci stanno forzie, no? Infatti non ci hai dato niente per quello che abbiamo fatto, eh? Dai. Ripaga tutto. Volante, anello. Unico. Lo metto per chi lo voglio mettere, dai. Ok, quindi il giro l'abbiamo fatto. Aspettate, perché qua... questa è una cosa che potevamo recuperare. Ultima essenza, andiamo a mettere? Sì. Che ci sarà? Tutti e due. E le andiamo a recuperare tutti e due. There. That must be why the revenants were raised. To keep that door sealed. Time to see what the gods are hiding in there. Ma secondo me non siamo ancora pronti per indagare su questo, su questa zona qua. No, raga, il cuore alla corruzione lo facciamo in un altro momento, perché secondo me perdo troppo tempo ancora. A questo punto io direi, incontriamo Lucanis, cerchiamo di capire chi ha passato. Aspetta, vista della spesa, la vista della spesa. Lucanis, aspetta, ci freghiamo un attimo questo. Lucanis, dici, perché stai incazzato? Che ti abbiamo fatto? Well, it's all as you left it? Close enough. I think the caretaker's been tidying up. Rook, now's not the best time to chat. Let's talk later. Later then. Dagli regalo. Ma com'è pesante. For me. Vabbè. Quindi è tutto a posto? Siamo tornati come prima, amici come prima, ci vogliamo bene. Vabbè, gli ho dato una lampada e è stato contento. Vabbè.
Andiamo a conoscere un pochettino meglio Tash. Sa perché a me Tash mi fa venire in mente un po' quello, il nome, quello dei Colors. Tash. Usually have to dodge traps and fight spiders to see this much old elven stuff. Talk to Isabella if you want to sell any of it. She'll get you a good deal. Spoken like a veteran treasure hunter. Yep. For gold and glory. The lords make runs no one else can. Isabella's undies would catch fire if she saw all this. Le mutande di Isabella prenderebbero fuoco, madonna. Feel free to use the ancient elven artifacts for weight training, but nothing leaves with you, okay? Don't worry about that. The lords of fortune aren't thieves. I mean, aren't you, though? Nah. Anything we hunt is salvage. Old forgotten ruins and crap. And we make sure we're not screwing over a culture that lost it. That's what my mother does with the Qunari stuff. We should do this again. Grab a drink, share our tallest tales. Okay. I was gonna go back to Ravain later. Got a thing to do for my mother. You can come along, if you want. Do I need to be ready for combat or traps? Nah. All right. Just let me know when. The crows to start being called death climbers, is all I'm saying. Oh, okay. Secondo me la soluzione è questa. Death jumpers, right? Ah, è questa la soluzione. Scudo di qua. Questa è la soluzione, secondo me. Perché sono tre e sono di qua. Ma bisogna capire. Stanno tre scudi così. Cioè, due di fronte e un altro... Ma cazzo? Come si? Scendiamo un attimo, aspettate. Vediamo se riesco a farlo bene. Che due stanno di fronte. Cioè due così. E uno dalla parte opposta. No. E allora vuol dire che devono stare. Le due devono stare di fronte. E una deve guardare il muro. E non è che ho ben capito. Ok. Vabbè. Non era tanto semplice, vi dico la verità, però. Pensali, e dai, madonna che palle. Penso che ci ritroveremo nel dove stavamo prima. Esatto, infatti si è tolto. Ok. Vediamo cosa ci dà. Grande elmo, però c'è buffato la pada, che cazzo. Pure elmo di merda ci dà. Elmo pesante, cioè io c'ho l'elmo unico, cioè non lo so, cioè vabbè, ti voglio bene, tutto quello che vuoi tu, però mamma mia, tre ore per fare questo enigma e poi vabbè. Tash. Hey, I'm good to go. Speriamo che sia... Non sembra un cattivo personaggio. Hey. Some for you. Some for you. Hey. Don't be a dick. That was for the little one. Stupid birds. I wasn't expecting... What? I don't know. You with the birds. It's... This is fun. Oh. Good. Can I help? Sometimes I practice with the fire out here. It's safer. No people around. Lots of water. Is it magic or... It's not magic. My mother says the Qunari used to be closer to dragons. Something in our blood. The Antom called you a Dari. Yeah. Old Qunari word for fire breather. A few like me are born every generation.
My mother thinks the Dari were meant for something special. She's always looking through the old texts for clues. Come on. Don't want to scare the birds. My mother left the Kune not far from here. She got herself transferred to Kantar from Parvalin, smuggled me there, and then walked out. I thought Kantar was well fortified. How did she escape with a child? The Kune isn't a prison. People can leave if they want. Do you miss living under the Kune? Not much to miss. I was a baby. My mother misses it. Oh, cazzo. She was in Ashkari back then. Non sapevo dove. Why'd she leave? Me. There's enough for all of you. Shathan was worried about what the Qunari would do with a fire breather like me. What would they do? She said they'd have me put in the Antam, use me as a berserker. The idea scared her enough that she left her library and walked away from the Kune. There you go. Come on. Over here's where I practice. Why not on the beach? The birds just ate. Scare them any more than you already did and they'll be crapping everywhere. Le altre ci stanno dietro. No, siamo sempre soli. Not on my beach. Vashvatari! Come on. These banners need to burn. Let's see. Con l'alito. Nice. What does it feel like when you breathe fire like that? It's more like spitting. Ew. Something inside my throat opens up and lets stuff mix together. Then there's this rush of heat as I roar it out. I'm surprised it doesn't hurt your mouth to do that. It can. One time my tongue got in the way. Got a mouthful of fire. Ouch. Didn't hurt much. My mother has to make food extra spicy so I can taste it. I guess that's the trade-off for being a fire breather. It's fine. I smell stuff better than most people. An Antam supply cache. Too bad it's locked up. Not for long. Watch. Dobbiamo pure aspettare. Yep. Sempre con l'alito? Sempre con l'alito, madonna santa. Wow. It burned right through it. Yep. Melt some metals, not all. How'd you figure out which kinds of metals you could melt? My mother said I went through a lot of spoons as a baby. This way. More birds to feed? Something like that. Karash, it's Tash. I brought food. Avatash, it's good you came early. The feather clouds are getting lower. It's going to rain. Who is this with you? This is Rook. He's a friend. A friend? All right. Make sure you both dress for rain. Drip rain, not mist rain. What's the difference between drip rain and mist rain? Drip rain soaks through the clothes. Mist rain just wets the skin. Sorry, I don't know all the words in your language. No, I get it. Karash was a worker caste navigator. Got dragged along with the Antam when they invaded. They told us it was ordered by the Kune. I was not taught war. I was taught the weather. Red clouds for thunder. Gray clouds for rain. Green clouds for the devouring storm. And black clouds for the Antam cannons. After what they did in Ventus, I ran away. I am sorry the Antam did that to you. I do not have my old life or work, but I remember who I am. The Antam have lost even that. You saw their banners? They're in the area. I will not be seen. Okay. Let me know if they bother you. I am at peace, Avatash.
I have the clouds to watch and fish to eat. More than just fish. Here you go. Shathan said to eat the fruit before it spoils. I like the cookies better. Everyone likes the cookies better. Preferivo il biscotto. I'll eat the fruit. Thank you, Evatash. Panahedan. I'll see you soon. So, the dragon hunter has a softer side. The Kune says you take care of people. So, you're a little Kunari, a little Rivaini, and a little dragon? Yeah. Not always easy, is it? Come on. I should tell my mother how Karash is doing. Ok, sta missione un po'... So what's not always easy? I went from being a Navarran street kid to protecting the Vale with the Mournwatch. And now helping a team fight elven gods. Just once. I'd like to be one thing, you know? Yeah. I had to take Kunari language classes growing up. I had to learn how to tie these stupid knots. It wasn't so bad when the Kunari and Rivain were at peace. Now the Antam have broken from the Kune and started attacking. People look at me like they're scared I'll switch sides. But the Antam così. Don't see okay. You as one of them either, do they? Neither do the Kunari back in Parvalan. Nope. Non può guardare. Ma che siamo scesi un'altra volta? Mother, what are you doing here? You used to call me Tama. I also used to wet the bed. Want me to start that up again? I'd rather you didn't. Not that it's my business. She's not in my... She always did like the flustered ones. In truth, Evitash's tastes are quite varied. Although it is uncommon for her to be attracted to men. Mother... Perhaps because in some ways, she acts more like a man herself. Why are you here? I came to ask Karash about the tablet your group recovered. I wondered if some of the symbols might be used among the Antam. Be gentle. Don't make him talk about the war. I see the wisdom of your suggestion. I also see that you used your fire again. Chakra to Ebra. Chakra to Ebra. Remember to keep your consonants crisp. Kunari do not slouch, and neither does our language. Panahedan, Evitash. You did well bringing Karash his food. Sorry. She's like that. Sometimes I wonder where you got your attitude. And then we talk to your mother. What? I don't talk anything like her. Okay. Shut up. Thanks for the walk. Ma sembra un modo più che altro per conoscere un po' meglio, però. Si parla veramente tanto. Cosa 500 punti esperienza senza fare braccia forte, armatura media. Questo non sembra. Non sembra male. Ce la mettiamo, dai. Ah, è là, ok. L'avevo visto, no? Targets ahead. Ma che è qua dietro? Ah. Era tipo una trappola. Vai. Come lo becchi? Nell'angolo manco lo becchi. Era una trappola, era. Allora, vediamo un po'. Ok.
Però così si combatte, ma un po'. Non l'ho capita, ma non fa niente. Allora. Vivi. Ah, era già morto. Ok. Sì, ce l'abbiamo fatta. Qua dentro che c'era, visto che stava qua? Sto bello soletto. Ma non fa niente. Qui non ci sta una porta, non ci sta niente. Ah no. In teoria avevo l'impressione come che dovessimo scendere e andare da qualche parte, però... Ah, c'era una scala, mi pare, no? Qua non c'è niente, al momento. Qua si scende invece, vedi? Ok. Ok. E allora è qua dentro, eh. The Grey Warden sealed this door, but they might have left us a clue about how to open it. La cripta dei custodi. Apri la serratura. Apri la cripta. Ok. No, non si deve colpire. Bisogna salire sopra, secondo me, eh. Ci sono anche delle indicazioni, quindi proviamo ad aprire la cripta dei custodi. Allora, uno sta qua sopra. Ok, ma pure prima ci stava questa, non l'ho visto. Ah, incastrato. Non comune scudo. Un momento, che non ho capito che abbiamo becchiato. Uno scudo? Più 7, più 26. Dai, che forse è anche meglio esteticamente, dai. Ok, questo l'abbiamo aperto. Perfetto, ok. Un altro sta qua. Aia. Strane ste farfalle. Ui. Che c'è qua? Occhio ragazzi, non ci facciamo fregare. Qua non si vede una mazza. Allora, ok, qua dentro. No, di qua allora. Vabbè, è indicato, però. Dicevo qui nel senso che non c'è niente di. Allora, un momento che là c'è un po' di nemici. Okay. E lui esce e va qua dentro.
Dove è andato? Aspettate un attimo. Devo seguirlo pure, forse. Non è qua? What did you call that dish? The one you made last night? Grilled treviso with citrus bagna cauda. The fish is named after the city. Ah, qua forse? I liked it a lot. I'm glad. It was one of my favorites growing up. I think, well, maybe okay. Only you and I should be cooking from now on. Sento le voci. Allora è qua. Sì. Ok, sta là. E basta, ya, ci hai buffato. Ah, sa famaron. Ok, la cripta è aperta, ma voglio proprio vedere che cosa ci dai, guarda. Ma voglio proprio vedere. Dopo tutto sto bordello, secondo me, robetta. Vabbè. Di bell'aria non ce ne fotte proprio, dai. Questo sembra... No, ne tengo due, uccisione, armi da fuoco. Vabbè, lo mettiamo, è giusto per, dai. Mura di acciaio, visualizza... 127... In volo, mura... è apparentemente uguale, è uguale, 130 danni. Sì, fa più danni da quell'altra parte, però esteticamente forse sembra più bello. Mura di... vabbè. Le metto perché sono più belle esteticamente, secondo me. Forse l'anello è meglio. Secondo me ne valsa la pena perdere due ore per la pista cripta, eh? Cioè, non è che mi abbia particolarmente entusiasmato. Vabbè ragazzi, comunque era importante salire di livello perché poi andremo avanti con la storia e soprattutto cercheremo di fare quella missioncina col drago. Ci vediamo sul prossimo video. Bye.